mettiamo lì. Ok, allora sono venuto a parlare del gatto. Ora del gatto non ho tanto da dire. Mr. Jerry! Lo stemmino del gatto. Selfie! Com'è nato il gatto? Il gatto è nato... Un corniciaio vuole fare una cornice tecnicamente molto complicata, difficoltosa da realizzare, per incorniciare il trionfo che ho messo in sterminio per primo, mi sembra, no? Quel trionfo lì che aveva già il cordone con tutti quanti i ricami, le foglie, le palline, eccetera. Per cui era già incorniciato di suo. E lui ha voluto fare questa cornice in aggiunta di legno, con il fondo di legno, incollato con la tela, un bellissimo lavoro. Però nel trionfo era pesantissimo. Per cui un giorno io ho tolto il trionfo e mi sono ritrovato questo... quadro fondamentalmente, perché c'era la cornice già fatta incollata nel legno, la cornice era argentata, giocata con degli ori, e quando io ho fatto il quadro del gatto dipinto nel fondo di tela incollato sul compensato dell'ovale, l'ho fatto, l'ho dipinto in occasione di un concorso che allora seguivo i concorsi, ero convinto che facendo qualche concorso qualcosa potesse succedere, invece non è mai successo niente. Gatteo a mare, partendo dal nome Gatteo Gatto, fece un concorso di pittura sul tema del gatto e io, approfittando di questa cornice, dipinsi un gatto partendo da una fotografia che vidi su internet di un primo piano di un occhio, di un micio tigrato, eccetera, che era meraviglioso. Allora fece una piccola variante cavandogli il tigrato, eccetera, e lasciando semplicemente il lucido della pupilla in questo nero, fondo nero, il gatto nero, che è molto curato, perché gli ho spatolato anche la sensazione quasi del pelo. Se si passa con la mano a toccarlo, il gatto, senti quasi la peluria, a parte il colore che è un po' diverso. E poi nel fondo nero, dove lui sembra che guarda, gli ho fatto un accenno di lucido, di nero sul nero, in modo che da dare una sensazione che non è che non c'è proprio niente, c'è qualcosa che il gatto vede, no? E in questo quadro io ho voluto racchiudere, secondo me, quello che è uno degli aspetti più magici dei gatti, che vedono con poca luce, con queste pupille che si aprono, che diventano una cosa da Blade Runner, e ho voluto metterlo in risalto perché la pupilla la feci stralucida, lucidando solo con delle coppali particolari, solo appunto la pupilla, e lasciando opaco tutto quanto il resto. Della vecchia cornice ho lasciato solo le dorature che sono nei bordi. È una cosa che mi piacerebbe fare, si potrebbe fare, ma non è necessario, perché ha uno spessore interno dalla cornice, prima di arrivare al quadro, c'è come uno spessore di un dito, che poi è al bordino della cornice, lì dentro secondo me si potrebbe mettere un giro di LED delicati a ricreare una sensazione di luce fissa, mobile, come si vuole. Potrebbe dargli, perché la luce, siccome è l'emozione che muove il cinema, che muove la fotografia, no? Perché il cinema fondamentalmente lo puoi tradurre in che cos'è? È luce, luce sugli oggetti che racconta gli oggetti. Ti torno indietro delle immagini, queste immagini hanno a che fare con i nostri ricordi. I nostri ricordi sono collegati a delle emozioni, perché abbiamo fatto così quando le abbiamo archiviati. Un'immagine, abbiamo appiccicato un'emozione, l'abbiamo archiviata. Perché grazie all'emozione noi la recupereremo, la ricorderemo, la rimetteremo nel cuore, nel centro del cuore. Ricordare vuol dire quello, mettere al centro del cuore, dove c'è la tua focalizzazione, la tua luce che proietta nello schermo quello che succede adesso. I fotogrammi che devono arrivare, quelli che sono passati, non hanno la luce che proietta. Dove c'è la mia consapevolezza, sì, e ricordare prende e mette dove c'è. Ed è bellissimo guardarli, perché scopri cose che avevi memorizzato neanche tanto con la testa, ma con un essere che
perché a volte sembra che sia mezzo addormentato, ma seguendo logiche sue, perché a volte dice perché mi ricordo quella cosa e mi sono dimenticato quell'altra cosa che invece era importantissima, secondo Presidio Filini. Il riscatto del gatto è 500 euro, se no il suo prezzo normale è 2000 euro. Se qualcuno, se no, siccome penso che andrà a finire in un certo modo, li rivedrete tutti in un posto, questi oggetti che adesso sono qui, sono condannati, eccetera. Se tutto va per come si sta profilando, li vedrete tutti in un posto dove verrete a mangiare finalmente con quella cosa che io ho in mente da anni. È da anni che voglio fare un posto artistico dove la gente si riunisse per mangiare, per ascoltare, anche per lavorare, in questo caso per mangiare, no? Un ristorante fondamentalmente. Feci anche dei bozzetti una volta per un ristorante che mi chiese di fare, del suo piccolo ristorante, la taverna di San Romualdo nel 91, mi chiese, venne da me e mi disse: io ho comprato una sua scultura, di questa cosa poi chiudo anche se non c'entra niente col gatto, però in qualche modo è venuta fuori, la devo dire. Venne questo giovane ristoratore e mi disse: io ho comprato una sua scultura dalla galleria Il Coccio, una galleria che allora era aperta. Dice: sai, io sono molto per favorire i giovani artisti, gli artisti ravennati, dico bene, gli dico mi fa piacere. E un giorno mi dice, mi fa: perché non mi viene a trovare? Io ho un ristorantino, mi piacerebbe fare qualcosa di bello. Io dico: sì, vengo a vedere. Andai a vedere, ho visto il posto e gli ho fatto dei bozzetti che sono questi. E gli avrei fatto pagare una cazzata. Gli avrei fatto per 20 milioni allora, gli avrei dipinto tutte quante le stanze in modo che gli dissi: la gente si prenoterà per venire a mangiare qui, se lo arredi a livello di pittura nel muro e mantieni la cucina come fai adesso, che non è trascendentale ma non è neanche una schifezza, è una cucina media, con una cornice del genere, mantenendo quei prezzi la gente firma, si segna, si prenota per me. Morale, poi non fece più niente, tralascio le cose patetiche che sono successe dopo, però sono rimasti i bozzetti. Questi bozzetti mi torneranno utili in questa casa della Davida che sta sorgendo, per cui anche le cose fatte, come dire, commoventi, motivazioni o temi specifici, in realtà ti trovi spesso nella vita che servono ad altre cose, come il gatto. Il gatto è nato per questa mostra di una pittura di un comune che si chiama Gatteo a Mare, con dei giudici che hanno, non mi hanno neanche selezionato, cioè questo quadro qui non è che è stato selezionato in avvento, non è stato neanche selezionato, capito? Io mi sono detto: vorrei vedere cosa hanno selezionato, non ho visto, magari c'erano gli artisti più grandi che si sono mai passati sulla terra, può essere, però io neanche selezionare un quadro del genere, se il tema è il gatto, come tutto succede per il meglio, quel gatto lì lo metteremo là nella casa della pace ed emozionerà un po' ogni racconto, perché c'è una storia di un gatto che ha a che fare con Maometto. Ho letto da qualche parte che Maometto era affezionato a un gatto, lo amava tantissimo. Un giorno questo gatto gli si è addormentato su ginocchia e lui, per non svegliarlo, siccome doveva alzarsi per andare via e fare qualche cosa, ha tagliato un pezzo di mantello, no? Per far sì che lui non si svegliasse. E uno dice: beh, come il Maometto, il profeta, che fa una cosa così non pratica, assurda per quel nostro utilismo, utilitarismo becero che ci hanno colcato dentro. Beh, qui finisco perché il gatto è finito e con il gatto abbiamo finito il riscatto di agosto. Adesso il prossimo riscatto sarà il quadro di Maria e andrà su domenica 1 settembre. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Messaggeri selfie! Amo! Amo!
messaggeria.